Sembra un fuoristagione, ma mi darete ragione. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, eccoci qui, benvenuti qui sulle nostre colline solari. Benvenuti alla nostra cucina virtuale. Sono belle le colline solari, sì, sa molto sì, di bucolico. Ottobre quasi novembre, ottobre. O novembre quasi ottobre, siamo non ancora lo so. A maniche corte, c'è il sole. Sì, ma siamo ancora a maniche corte. Quindi vi parliamo di una ricetta che va bene ancora se anche da voi c'è caldo, ma andrà ancora meglio durante le feste. Perché oggi faremo il sorbetto furbetto, il sorbetto più facile e veloce del web. E allora ragazzi, sapete, adesso cominciano pranzi, Thanksgiving, ma qual è Thanksgiving? Sto scherzando. Natale, le mangiate in famiglia. Molto spesso c'è il parente sofisticato che trova una pietanza e l'altra paventa l'eventualità di un sorbetto per sgrassare il palato. Se avete il parente che vuole sgrassato il palato, niente paura. Il pranzo non sarà funestato dalla sua polemica presenza. Venite con me in cucina e vi risolvo il problema in 3 secondi. Ed ecco gli ingredienti per il nostro sorbetto furbetto in 2 versioni, versione alcolica e versione analcolica. Per 3 sorbetti ci occorreranno 2 gelati tipo Luke, poi un limone, per la versione analcolica dell'acqua, per la versione alcolica dello spumante dolce o secco. Io ho scelto un dolce. Allora, è facilissimo, iniziamo subito. Con un coltello spezzetto il mio gelato e lo metto all'interno di un bicchiere da frullatore. Per la versione analcolica verso un pochino d'acqua, proprio 20 ml, e frullo il tutto. Se vedo che l'acqua non è sufficiente, aggiungo gradualmente. Allora, in totale ne avrò messo un 30 ml. È pronto! Andiamo a versarlo. Prendo un bicchiere. E voilà. Bicchierino. Cannuccetta. Una fettina di limone per guarnire il tutto. Voilà. E se lo volete rendere più goloso, potete adagiare anche la stecca di liquirizia del gelato, così, e servirlo come dopo pasto eccezionale. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore, il nostro sorbetto analcolico. Quindi abbastanza liquido, ma anche da sorseggiare con la cannuccia, ma anche abbastanza denso da tirare su a cucchiaio. Un sorbettino buono e fresco fatto in 2 secondi, qualora un vostro commensale vi chiedesse un qualcosa di fresco come dopo pasto. Se invece vogliamo farlo alcolico, al posto dell'acqua basterà aggiungere il prosecco o lo spumante dolce. Ed ecco fatto un sorbetto alcolico veramente spettacolare. Potreste anche aggiungere la vodka, se è sera viene qualcosa di ancora più intrigante. Bene, e allora, le ricette facili di due cuori e una cappa, mi raccomando, condividetele, e noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo furbissimo video. Ciao, ciao. Come malata di mente questa donna, veramente. Questo sorbetto comunque è facile, lo potete fare anche a occhi chiusi. Sì, meglio che li lasciate aperti, perché sennò in cucina succede un manicomio. Però vedrete, è facilissimo e potete fare sia la versione analcolica per coinvolgere anche i bambini, che la versione alcolica aggiungendo o del prosecco o della grappina. Per il parente quello là suggerisco grappina, così lo intontite e ciao. Bene, quindi, ragazzi, condividete questa ricetta, provate a farla
E mi raccomando, postate le foto di queste ricette sulla nostra pagina Facebook. E anche del parente quello con la moscia. Sì, e allora... Sì, le foto del parente quello di rosso. Bene ragazzi, vi diamo appuntamento sempre qua per il prossimo video e soprattutto sempre... Sì, qua sulle vostre pietanze. Sulle vostre pietanze. Ciao! Ciao.